shake, 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 shakerando, shakerando. Sì, sì, sono di nuovo qui, online il vostro Mr. Mix per tutti i drink lovers del mondo. In questa puntata di Shakerando vedremo all'opera il talent Gianluca Fraccascia, che ci propone tre drink con i prodotti di bevande futuriste e gli spirits di distilleria Bonaventura Maschio. Drink perfetti per il dopo cena. Ah, il dopo cena. Momento di relax, dove ci vogliono i drink giusti per concludere al meglio la giornata. Magari con una canzone che ci accompagna, che ci culla i pensieri mentre sorseggiamo il nostro drink. Che ne dite di un Strangers in the Night? Mitico Frank, e vai Gianluca con il primo drink. Oggi preparo un sour drink e lo faccio creando uno sciroppo personalizzato in modo semplice e veloce. Ho scelto di fare un drink chiamato Pratum Sour, dove andrò ad utilizzare un amaro, l'amaro biologico Pratum. Avrò la base madre unita all'essenza, quindi andrò a creare uno sciroppo con dell'essenza al mandarino. Iniziamo. Prendo il mio tin, lo appoggio sul banco, lo vado a raffreddare. Mi libero del ghiaccio sciolto e verso all'interno del tin 6 cl di amaro biologico Pratum. Adesso mi preparo lo sciroppo con la base madre. La base madre è un composto cremoso dal gusto neutro, è dolcificato con dello sciroppo di agave ed è stabilizzato con delle fibre naturali che fungono da emulsionanti naturali. Andrò a preparare uno sciroppo al mandarino, quindi vado ad unire alla base madre, in un rapporto di diluzione 1 a 10, dell'essenza al mandarino. Quindi su 500 ml di base madre andrò a inserire 50 ml di essenza al mandarino. Vado a shakerare gli ingredienti ed ottengo il mio sciroppo al mandarino della linea Proibito e vado a versare i 3 cl di sciroppo al mandarino nella mia ricetta. Qui metterò 6 cl di limone fresco. Più o meno equivalgono a un paio di limoni, poi chiaramente dipende anche dalla pezzatura del limone stesso. Riempirò il mio shaker di ghiaccio e andrò a shakerare in maniera energica. Quindi andrò a filtrare il tutto. Vado a decorare con una fettina di limone e dello zucchero a velo. Cheers! Ottimo Gianluca, un barman dalla mano e dal cuore caldo. Avete visto? Ha usato un ingrediente proibito. Ma è davvero proibito? Che roba è? Chiediamolo a Samuele Ambrosi. Samuele? Proibito? Che roba è? Un brand che ha qualcosa di misterioso? Samuele, ci sono dei misteri? I misteri sono quelli che presenteremo nei prossimi progetti. Oggi Proibito è una realtà, ok, importante, che riguarda la qualità della materia prima e il sostegno verso i professionisti. Sono degli sciroppi naturali, non alcolici, che tendono a valorizzare anche il territorio, specialmente nella realtà Made In, che è una linea di prodotti realizzati con le materie prime di regioni specifiche. In questo caso qua abbiamo valorizzato la Puglia, con il vino rosso, il primitivo, la mandorla e la cipolla rossa di Acquaviva. Una delle specialità e uno dei fiori all'occhiello di questa realtà meravigliosa è la Basmati. Questo progetto è rivoluzionario, in quanto in un prodotto completamente analcolico e neutro tu puoi contaminare il flavor, quindi creare degli homemade con una quantità indescrivibile di essenze.
lavorando su quella che è la fantasia e su quella che è l'idea oggi di quello che è l'homemade fondamentalmente. Ultima chicca, che è il progetto fondamentalmente sul quale ci siamo concentrati per creare qualcosa di originale in questo portafoglio enorme di idee e di prodotti, è ovviamente il Tiki Butter. Il Tiki Butter è il primo sciroppo naturale fuori dalla catena del freddo e con il 15% di burro naturale all'interno, per poter unire la miscelazione vintage, perché è un concetto ovviamente storico, a quello che oggi è una realtà. Oggi il burro è un elemento di tridimensionalità del gusto e quindi, visto che la miscelazione si abbina a quella che è la cucina, perché non utilizzare qualcosa che in cucina è una chicca nel mondo della miscelazione moderna? Prepariamo una rivisitazione del famoso cocktail Espresso Martini. Utilizzerò chiaramente una coppa Martini, da dove prende anche il nome del drink che andremo a rivisitare, l'Espresso Martini. Metterò del ghiaccio all'interno della coppetta e verso anche dell'acqua per raffreddare le pareti in maniera uniforme. Prendo il mio mixing tin, verso il mio tiramisù di casa, metto della vodka liscia all'interno del tin, ecco qui, prendo maggior potere dolcificante e aggiungerò meno quantità di zucchero, ecco qui, classica shakerata in maniera energica, aggiungendo del ghiaccio. Tolgo il ghiaccio in eccesso nella coppetta e filtro il tutto in coppetta. Ah, guardate che cremina! Verso del cacao. E che dite, due chicchette di caffè non ce li aggiungiamo? E alla fine vado a vaporizzare sul bicchiere delle note di cannella. Ecco a voi. Cheers! Il tiramisù Martini. Wow! Perfetto a fine giornata. Ti tira davvero su. Poi se il liquore tiramisù è della distilleria Bonaventura Maschio, profumato, voluttuoso, il drink è davvero irresistibile. Vogliamo saperne di più su questo fantastico prodotto? Chiediamolo a Steve Righetto, brand ambassador di distilleria Bonaventura Maschio. Vai Steve, tiraci un po' su. Eccoci qua, pronti con la dolcezza per eccellenza. Ciao a tutti ragazzi di Shakerando, oggi parliamo di tiramisù di casa, parliamo quindi del nostro primo liquore dolce creato dalla distilleria. Come non si può partire dal dolce più famoso e iconico italiano, quindi parliamo del classico tiramisù. Vi posso dire che tutti i normali ingredienti presenti nel dolce abbiamo deciso di portarli all'interno di una bottiglia. C'è un piccolo grado alcolico, parliamo solo di 16 gradi, ottimo come fine pasto, ottimo come correzione nel vostro caffè, ma perché no, ottimo assolutamente anche in miscelazione, quindi godetevi questa piccola chicca di dolcezza. Vi parlo del signor cocktail, il cocktail Martini. Oggi vi parlerò di una variante che voglio chiamare Onion Martini. Andiamo a utilizzare lo sciroppo alla cipolla rossa di Acquaia delle Fonti, che fa parte della linea Premium Gourmet Made In, dove abbiamo delle eccellenze locali, dalla cipolla rossa, lo sciroppo al vino primitivo e alla mandorla di Toritto. Faremo una tecnica che è chiamata Stir and Strain, quindi andrò a utilizzare un mio mixing glass dove verserò del ghiaccio e andrò a raffreddare il mixing glass. Mettiamo del ghiaccio nella coppetta e passiamo subito a raffreddare la coppetta, uniformando chiaramente anche le pareti aggiungendogli dell'acqua. Raffreddo il mio mixing glass. Andrò a raffreddarlo finché le pareti non si crea una sorta di brina. Filtro l'acqua in eccesso e vado a versare dello sciroppo di cipolla rossa di Acquavia delle Fonti della linea Premium Gourmet. Quindi vado a sporcare il ghiaccio con la cipolla rossa
filtro il tutto. Ci aggiungo 6CL di Gin Ban Master. È un gin della distilleria Bonaventura Maschio, ho fatto da botaniche del territorio italiano e utilizzo proprio questo gin che si sposa molto bene con lo sciroppo alla cipolla rossa di Acquaviva. Verso i miei 6CL e vado a raffreddare il prodotto. Tolgo il mio ghiaccio dalla coppetta, filtro il tutto in coppetta e vado a decorare con un ramoscello di rosmarino per rendere il mio drink, come ho detto prima, molto rustico. Ecco a voi il mio onion martini. Cheers! Delizioso e affascinante! Ma voi direte, può un cocktail essere affascinante? Ma sì! Anche di più, specie se accompagnato dal giusto dessert. E noi ce l'abbiamo anche oggi. Vai Gianluca, facci vedere quanto sei dolce. Vi propongo una cheesecake della linea Bindi, il classico cheesecake con crema di formaggio e biscotto, che andrò a decorarvi, quindi a renderlo unico, utilizzando dello sciroppo al vino primitivo, per rimanere in tema del drink rustico e quindi della Puglia. Quindi prenderò il mio sciroppo di vino primitivo e vado a decorare la mia cheesecake. Ah, guardate che meraviglia! Ed ecco a voi la cheesecake di Bindi al vino primitivo. Grazie Gianluca, ottima scelta. Queste erano le nostre tre proposte per questa puntata di Shakerando, tre drink da dopo cena. Eh già, il dopo cena, un momento dove pare che il tempo sia come sospeso, quasi immobile fra il giorno e la notte, un momento dove tutto decelera e un buon drink non può mancare, non deve mancare. E a lui, sì a lui, il mitico crooner non mancava mai. Il suo preferito era un cocktail con 3 once di gin, una mezza oncia di vermouth secco e una piccola striscia di scorza di limone. E cantava il mitico Frank, cantava e beveva. I did it my way. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Un bacione dal vostro Mr. Mix. Then again, too few to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, for much more than